Sì, anche se mancano 6 partite alla fine, perciò credo che noi fino adesso si sia fatto un grandissimo campionato, adesso dobbiamo essere bravi a fare bene queste 6 partite. 46 punti, cosa manca ancora per l'obiettivo salvezza che rimane il primo obiettivo, quello stabilito? In tutta sincerità non lo so, ma dobbiamo fare ogni partita al massimo e cercare di prendere punti quando giochiamo fuori casa e così come quando giochiamo all'arena. È andato in gol Mari, 19° calciatore del Pisa a segno, ad avvicinare una statistica che anche a livello europeo rappresenta qualcosa di speciale ed è una medaglia in più per questa squadra. Sì, sono particolarmente felice per Marin perché è un giocatore del 98, praticamente titolare con il Pisa, che è una maglia che pesa, facciamo così. E lui la porta con grande dedizione e la soddisfazione del gol è importante per lui e è stato importante per noi. Quali sono state per il Pisa le chiavi vincenti addirittura o anche tattiche di questa gara? Abbiamo impostato la partita in maniera un po' diversa da come la giochiamo al solito, perché abbiamo cercato di giocare molto sulla seconda palla, sapendo che il Cittadella è una squadra molto forte quando riesce a prenderti campo ed attaccarti in avanti in pressione. Noi questa pressione gliel'abbiamo tolta, al contrario, siamo stati noi a farla a loro e credo che le occasioni migliori, oltre ai gol, le abbiamo avute noi. E a parte l'ultimo tiro su punizione con la grande parata di Gori, il Cittadella non si è mai reso pericoloso, perciò penso che la vittoria sia meritata. Ecco, Cittadella, l'impressione che ho fatto, è la squadra più in forma al momento, 3 vittorie di fila, anche stasera ha fatto vedere di avere numeri importanti per la categoria. Cittadella lotterà per il secondo posto, per la promozione fino all'ultima giornata, perché è una squadra che abbina qualità singole dei giocatori a grande organizzazione, di questo va dato merito all'allenatore Venturato e alla società, al direttore Marchetti che ha costruito la squadra. Masucci costretto a uscire anzitempo, sensazioni su quello che può essere preoccupazione. Gaetano è un giocatore che si sa leggere da solo dal punto di vista atletico, ha preso questa botta dietro e nei prossimi giorni i dottori faranno le valutazioni. L'augurio è che possa tornare al più presto perché è un giocatore determinante per noi. Adesso una settimana di pausa dopo 3 partite ravvicinate. C'è un programma particolare concesso qualche ora di riposo in più ai ragazzi, anche perché poi arriveranno 2 o 3 aspetti. Sì, ci rivedremo lunedì, perciò i giocatori hanno 2 giorni liberi. È giusto che li passino in famiglia, che ricarichino così le batterie a casa propria, per poi ricominciare lunedì con la mentalità di chi vuole andare anche nella prossima a Pordenone a giocare una grande partita. Ultimissima cosa, stadio vuoto ma da fuori si sentivano i tifosi con i loro cori e hai ribadito anche nell'intervista proprio quella post gara, nel tragitto dall'albergo a qua, tantissimi tifosi che hanno salutato la squadra. Nonostante tutto, questa città non fa mai mancare il suo appoggio. Noi abbiamo dei tifosi che letteralmente fanno la differenza anche stando a casa, figurarsi se fossero qui all'Arena Garibaldi insieme a noi, però credo che gli stiamo dando grandi emozioni e loro vedono qual è il desiderio di questa squadra di arrivare sempre sulla palla in maniera così determinata. Credo che per un tifoso questo sia il massimo.